È venuto a farci gli auguri di Natale il nostro editore Gianfranco Sciscione. Gianfranco, come sei elegante! Allora, ascoltavi anche Cristiana, con quattro bambini, tu un grande fan anche del papà di Little sì. Tony. Era proprio un mito per me, no? Non perché adesso è qui, erano due, uno è vivo e l'altro, ahimè, non ci ha lasciato, ma come se fosse sempre presente, è no? Vero. Perché Little Tony, tutta la mia giovinezza, sentendo le sue canzoni, io avevo i dischi di papà, col mangiadischi, poi lo stereo 8, poi lo stereo 4 e così via dicendo. Poi iPod, questo no, questo lo lascio ai giovani. Beh, se noi apparteniamo alle generazioni magari dello stereo 8, del vinile. Però li acquistavo volentieri, perché erano due, insomma, uno era il papà e l'altro era Baglioni, insomma, tutte e due. Però mettendoli sulla bilancia per me erano uguali. Due poeti. Due grandissimi poeti. E le loro canzoni mi attiravano ugualmente. Senti, i tuoi auguri di Natale agli italiani? Agli italiani, vabbè, che dobbiamo dire, le solite cose, non serve. Ha detto prima la signora, la figlia di Little Tony, ha detto benessere e a tutti, grande forza e volontà. E poi speriamo, come si dice ogni anno, che il 2015 sia migliore, ma il migliore ce lo dobbiamo sempre costruire da soli, questo è importante, credere sempre nelle cose in cui si fanno. Bene, vogliamo ascoltare anche le parole di Monsignor Pietro Buongiovanni, che è venuto anche lui, ci ha onorato della sua presenza e vuole fare gli auguri a tutti noi.